Salve a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Nel video di oggi voglio condividere con voi alcune semplici indicazioni di base per poter fare dei disegni dal vero a mano libera. Per disegnare dal vero bisogna allenare la capacità di riprodurre un'immagine tridimensionale mentre la stiamo osservando. La copia fotografica è ben diversa dal disegno dal vero, perché il nostro occhio percepisce la fotografia sempre come un'immagine piatta, cosa che non succede quando riproduciamo qualcosa che abbiamo letteralmente sotto agli occhi. Se state iniziando adesso a cimentarvi nel disegno dal vero, componete delle semplici composizioni formate da massimo 4 oggetti, un po' come questa. Prendendo dimestichezza nel disegnare dal vero anche dei semplici schizzi veloci e intuitivi, miglioreremo anche quando facciamo una copia fotografica. Come prima cosa, per centrare il disegno bisogna immaginare una linea retta che taglia la composizione al centro e poi riprodurla al centro del nostro foglio. Una volta che abbiamo stabilito il centro, dobbiamo immaginare delle linee che tagliano a metà tutti gli oggetti e intuire quanto queste linee siano distanti da quella che abbiamo fatto al centro del foglio. Quando abbiamo stabilito le prime indicazioni del disegno, possiamo iniziare a formare gli oggetti cercando di renderli più schematici possibili attraverso delle forme geometriche. In questo caso, la mela in un cerchio, la tazzina e la caffettiera in un rettangolo, il piattino in un ovale e il libro in un parallelepipedo. Dopo aver abbozzato tutto, possiamo passare a mettere altri dettagli. Per riuscire a capire le diverse altezze e proporzioni, ho preso come indicazione la mela. Allungando una linea orizzontale, ho avuto la prima indicazione su dove comporre le diverse parti della zona bassa della caffettiera. Poi ho allungato nel margine della mela una linea verticale e così ho trovato il punto in cui combaciava il manico della caffettiera. Un consiglio che voglio darvi per capire le diverse altezze della composizione è quella di concentrarvi su un solo oggetto e poi tirare delle linee per capire dove gli altri oggetti sono collocati rispetto a quello che abbiamo scelto. Una volta che siamo soddisfatti dello schizzo, possiamo fare il chiaroscuro e correggere con questo anche eventuali errori. Ho deciso di fare un chiaroscuro semplice sfumato usando una matita 6B, uno sfumino e il carboncino. Inizio sporcando le zone più scure con la matita e poi le sfumo con lo sfumino per eliminare il tratto e avere così una base su dove puoi fare il chiaroscuro. Quando bisogna creare il chiaroscuro da un disegno dal vero, dobbiamo immaginare la composizione in una scala di grigi e intuire le zone più scure da quelle più chiare. In questo caso la zona più scura della composizione, senza considerare le ombre, sono a seguire il manico e il tappo della caffettiera, il blu scuro del libro, il rosso della mela, il grigio metallico della caffettiera e il bianco della tazzina. In questo caso, quando realizziamo il chiaroscuro, dobbiamo capire che il libro deve venire di un grigio più scuro rispetto alla mela, ma meno scuro rispetto al manico. Continuo ad aggiungere zone scure con il carboncino e illuminare qualche zona cancellando con la gomma e intensifico le ombre proprie e quelle portanti.
Ed ecco finito il nostro schizzo dal vero. Spero che questo video vi sia piaciuto e che abbia ispirato anche voi nel provare a realizzare degli schizzi dal vero. Provate a portarvi dietro uno sketchbook e disegnare senza impegno ciò che vedete e vi assicuro che piano piano, allenando il vostro occhio, migliorerete sempre di più. Non vi dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al mio canale e attivare le notifiche per non perdere nessuno dei miei prossimi video. Un abbraccio e noi come sempre ci vediamo venerdì prossimo!